successo? Mi sono venuto a campo proprio pure io. L'ha buttato fuoco. Yes, yes. Lo ha asciuto a mamma. E non voglio salvare su te, lui. Il non è plato. Vai fuori, vai a tu già dire pigliezza, vai. Ok. Yes, posso. Ma lì la so buona. Soci, soci. È Cuparuolo. Cuparuolo c'è. Andiamoci a prese. Se mettete che domanda, poi mi dite quello che dovete fare. Ok. Ok. Ho preso una comunione. Ah, pronto. Ti ho sentito la confessione. Ah,
hai fatto la confessione? E per forza. Bravo, bravo. Cosa? Ma che ne ho di? Pare che non va nei cacci. Niente, niente. Sto pensando che ci vorrebbero poche polizie in questa casa. Mamma Lucia, stavo di chiamare la polizia. Ma guarda, come l'hai raggi tu, Sempre, ma vuoi dire che polizia ti vuole di lavare, spazzare, pulire? E se capì? La città, l'ente che si fa morire a me. Perché mi era parso di sentire fieto di tradimento in questa casa. Madonna mia, ma di quale tradimento state parlando? Io non capisco. Ah, non capisci? Tu sei meglio me. Hai confessato tu? Madonna mia. Sa tutto, Luci sa tutto. E che ti credi hai fatto questa confessione? Che ti credi? Che ti sei salvato? Paro, non vuoi prendere una spada da Camilla, spara a me. No? Le donne si pensano che a così risolvono tu. Allora, teatro, ma noi non abbiamo mai risolto, voi dovete essere comprensivo. Uè, e perché questa faccia bianca? E perché tre? Mamma, Luci, guarda la mano. Ma allora, ecco, prego, la più bella. Ti senti tu? Vabbè. Uè, se stai per attà. Allora lo sai che hai sbagliato? No, sì, teatro, ho sbagliato, ma io non volevo. Ah, non volevo? No. Così dicono sempre tutti. Ma adesso ti ha confessato con me, Bettina. Lasciateci subito! Allora! Bettina, restate qua! Oggi parlate perché tanto Bettina sa tutto! Ah, Bettina è comoda! No, Giaffre, io non volevo, l'ho sconsigliato! Perché l'hai fatto, Luci? Io ti volevo tanto bene! Ma non, Giaffre, l'ho fatto! L'ho fatto perché lo dovevo fare! Anzi, l'abbiamo fatto! Pure Bettina! Giaffre, noi siamo donne, non lo potevi venire più, io come dovevo fare? Io ho visto il mio marito impotente. Oh! E mo è meglio un bubecchio. Che schifo! Cioè, io ve lo giuro. E non lo dovevi fare lo stesso, Luci. L'onore merita qualunque sacrificio. Onore? Luci, noi eravamo bevi l'acqua volei. Poi siamo diventati bevi l'acqua sporchi. Che sporchi! Allora, ma l'acqua sporca, aspetta. Ma che c'entrano loro? Ma come che c'entrano loro? Tradisci tuo marito con compare e che c'entrano loro? Ma questo si tratta che non aveva fatto che lei non andava a cosa? E non solo di questo. Tuo marito sa tutto cosa. Mio marito? Sì, Alberto. Il senso l'ha già aperto il voce. Ah, sì? Ho capito. Ma che ne? E adesso questa faccia così, questa faccia indifferenziata. No, si para così, ma lo sai che io dentro tengo l'inferno. Lo sai che non stavo di galera, è nato stavo di un campo so. Ma sai che mio nipote è venuto a sparare un po'. Ma di bebè? Ma che non te lo può? Ma che razzo ti torna sei? Squadri! No, questo no, Ma è arrivato un momento in cui spaste e ho mengura cosa in faccia, no, basta, mo! Io stesso la ci mi sa di soma, e la gente che oggi si va a sparare un bar, quei picciotti mi sparavano a tutte e due. Ma no, e mai, è perché i picciotti fanno bene, A tu io, da qua non posso proprio riuscire. No, va a spendere i picciotti tu. No, vedi? E te sei qui. Cacciva! Domani, capito, domani! Madonna, la G! Guardate, molte, come stanno? Che stanno? No, non è morto!
Venite con me. Dobbiamo andare a Mamboia a dire Rosario alla Vergine di Pompei. Poi non posso mandare chi? A me mi dovremmo leggere. Chiamo, grande sta qui. Piacere a mezza Napoli. Che scuola, che scuola. Ma come aveva fatto questo povero? Lui era impotente, non ce la faceva. Voi eravate lontano, stavate in America. Come faceva a rivolgersi a voi? E che stavo a rivolgersi a me? Eh sì, a voi che siete il sangue mio. Ma io come dovevo fare? Io con le mie sole forze non riuscivo mai a dare nulla a mia moglie. E lei soffriva, la poverina soffriva. E così ogni tanto pregavo qualcuno. E pregavo lui. Ma ci fate sacrifici. Ora io sempre non potevo. Sapete, è vero, una buona dote, ma pure io devo onorare i miei impegni. Che scuola, ma tu si omano? No, si apre, no. Ma boh, che so sa. Io dico moralmente. Non ne ho, ma non le ho una lira di casa, che zero, niente. Ma allora l'hai fatto, ma no. Allora perché ho fatto? Che scorno, che scorno! E tu, grandissima carogna, hai approfittato della miseria di questo povero? No, che della miseria la sua che si è approfittata di me! Allora, che scorno di su noi, basta, sono contento che già faccio giù, lo so scucciato, ma sono spastriato! Ah, finalmente ti posso abbracciare! Ehi, compa, ma che si fa? Io sono una femmina onesta, vedi capito? Ma lo sto capendo niente di ciò. Ma c'è che sia freddo, si fa tutto voi. Ah, ce l'avete detto? No, ce l'hai detto tu. No, io già ce l'ho detto. Già freddo, ma vuoi che sappi? Che fai? Pallaci bianca, non te ne pistola. Oddio, sentite a me. Questo non è il compare. È mio marito. Mio marito legittimo. Ma voi che state dicendo? E voi state nella casa di villeggiatura. Dai, ma ci vediamo con un curere. Un marito. Allora Alberto, a chi si è sposato? A me. A camarera. Che scuola. Allora sono stato pigliato con caso, allora si fatta la parte lo scelto. No, ma manco male. Ma io come dovevo fare? Voi non mi volevate dare neppure un soldo se risposava a Lucia. Ma come, a te casi io sono me, io non tengo a nessuno. Io purtroppo, capito, con mia moglie non ho potuto avere bambini. Che scorno, che scorno!